Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi andrò ad effettuare la prima modifica meccanica, tra virgolette meccanica, alla, stavo per dire mitozza, invece no, al beamer. E niente, quindi cosa ho fatto? Ho contattato Max di lineaoriginale.it. Oramai siamo colleghi, mi ha mandato un filtro dell'aria sportivo della Split Filter come quello che mi aveva già mandato precedentemente per la Mido, ma questa volta per la BMW. Vi lascio il link qui in alto a destra così potete andare a vederlo magari se avete la Mido. Quindi bando alle ciance, qui dentro abbiamo il filtro dell'aria nuovo sportivo per Kerin, e inoltre vi volevo anticipare che se volete fare un qualsiasi tipo di acquisto sul sito lineaoriginale.it potete utilizzare come sempre il mio codice sconto MitchTuning, ve lo lascio scritto qua sotto in descrizione. Ok ragazzi, questo è il filtro della Split Filter, come potete vedere è diciamo molto simile a qualsiasi altro tipo di filtro dell'aria sportivo, tipo ne cito alcuni, BMC o KN, soltanto che questo ha la particolarità di non dover andare a utilizzare una pulizia con poi una successiva oliatura del filtro, quindi questo basterà diciamo soffiarlo, ovviamente con le giuste precauzioni, non con l'aria del compressore sparata a un centimetro di distanza. Dopodiché è pulito e si può reinstallare, al massimo gli si può dare semplicemente una lavata. Un'altra particolarità di questo filtro dell'aria è proprio il fatto che ha un materiale brevettato filtrante in poliestere monostrato che diciamo non fa avvenire la classica chiusura a fisarmonica delle fibre dovuta alle turbolenze dell'aria che si vanno a creare dentro l'airbox. Quindi questa è una particolarità di questi filtri che poi alla fine consentono il passaggio anche maggiore di aria all'interno del nostro motore, il che ci dà quel piccolo plus di prestazioni in più magari rispetto a un altro tipo di filtro. Ok ragazzi, siamo giunti quindi alla fine del video e abbiamo visto come sostituire il filtro dell'aria del BMW E46
e è un procedimento valido per praticamente quasi tutti i motori BMW M50, M52 e M54. E detto questo, ho fatto un test di sound prima e dopo, ma non cambia assolutamente niente, e ho fatto qualche chilometro per vedere se la macchina respirasse un po' di più, e ho notato che agli alti va un pelo meglio, però la cosa è abbastanza impercepibile. Spero che in fase di mappatura della centralina aiuterà a prendere quel cavallino in più di prestazione. Detto questo, ringrazio ancora Linea Originale, mi raccomando utilizzate il codice sconto che vi lascio in descrizione, Mitch Tuning. Per questo video è tutto, seguitemi su Instagram, iscrivetevi soprattutto al canale YouTube, lasciate un like se il video vi è piaciuto. Per questo video è tutto, Mitch Tuning vi saluta, ciao a tutti ragazzi!